a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta e oggi andiamo a fare un altro spacchettamento uova. Ma prima di iniziare il video, oggi è un giorno speciale. Sì, ormai ho iniziato a fare gli auguri a tutti. Oggi è il compleanno di un mio iscritto che si chiama Antonio Caria o Caria. Mi dispiace Antonio, non so pronunciare il tuo cognome, però dato che oggi è il tuo compleanno, è il momento della canzoncina. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, caro Antonio, tanti auguri a te. Ebbene sì, ormai ho preso il via a fare gli auguri a tutti quelli che mi dicono: guarda, il 18 è il mio compleanno, Antonio è un mio iscritto che si è iscritto da poco, però è sempre super gentile, mi commenta tutti i video, mi fa sempre tantissimi complimenti, quindi grazie mille Antonio, ancora tanti auguri, se volete fate anche voi gli auguri ad Antonio, che sicuramente vi farà piacere, e grazie ancora. Poi passiamo oltre, allora questo video finalmente è in collaborazione con la mia amica Ivana del canale Ivana Ruggero Quartuccio, sì! Era tantissimo che volevo collaborare con lei. Sto facendo piano pianino tutte le collaborazioni con le mie persone preferite su YouTube. Ce ne sono ancora tantissime. Spero di poter fare collaborazioni con ognuno di voi, insomma, perché mi piace tantissimo. Ivana, fra l'altro, è una delle prime che ha iniziato a seguirmi. Non so come abbia trovato il mio canale, non ho idea. Anzi, casomai, Ivana, raccontamelo. E praticamente, che succede? Iniziava, insomma, guardava tutti i video, mi commentava. A un certo punto, ma dopo un bel po', ho visto che anche lei aveva un canale. Io non me ne ero accorta perché lei non mi aveva detto, tipo, anche io un canale, iscriviti, così. L'ho scoperto dopo tanto, insomma, anch'io per caso. E quindi niente, ho iniziato a seguirla. Mi piace tantissimo. Lei è una persona, cioè, un po' al contrario di me su certe cose, perché io sono tutta vivace, tutta sempre pazzerella. Invece lei è molto pacata, dolce quando parla, bellina, mi tranquillizza. Mi fa proprio da effetto tranquillizzante perché è proprio dolcissima, mi piace tanto. Lei ha un canale di beauty più che altro, parla tantissimo di acquisti che fa, beauty, make-up, fa vedere anche i look che ricrea. Insomma, un canale veramente carinissimo. Poi lei è una persona meravigliosa, quindi mi raccomando, andatela a seguire, vi lascerò il link al suo canale. E per l'occasione mi sono vestita di viola, mi sono messa la parrucca viola, mi sono truccata di viola con questi tre fiorellini viola, il rossetto viola e gli anelli viola, cioè tutto viola, anche gli orecchini, in onore proprio di Ivana, perché lei ama tantissimo tutte le gradazioni del viola, viola, violetto, lilla, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho detto, ero lì che ci pensavo ieri sera, che sapevo che oggi dovevo fare il video. Ho detto, ma quasi quasi gli faccio una sorpresa, questo mi vesto di viola. Quindi, anzi, vediamo se trovo il filtro, ti faccio anche apparire tutto viola. Tutto per te, cara Ivana? Ebbene sì. Non puoi dire che non ci sia del viola in questo video. Va bene, torniamo alla normalità. Allora, cosa faremo con Ivana? Andremo ad aprire delle uova di Pasqua. I capelli della parrucca ogni tanto mi vanno sulle ciglia finte, poi mi vanno sul lucida labbra, eccetera, eccetera, quindi mi danno un po' fastidio. Fatemi sapere se vi piace il look molto semplice, con questi glitter tutti viola, mi piace tantissimo. Mi sono fatta anche le sopracciglia viola, è la prima volta che provo un esperimento del genere, perché comunque, insomma, ero tutta viola, ho detto facciamo anche le sopracciglia io. Allora, noi apriremo insieme un uovo di Pasqua. Scusate se faccio tanti spacchettamenti in questo periodo, ma visto il periodo appunto pasquale, insomma, le uova, eccetera, 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 vi voglio far vedere più opzioni possibile. Questo è il primo uovo un pochino più costoso che ho comprato. L'ho trovato alla Lidl, ci sono andata apposta perché avevo visto il volantino che era praticamente in offerta fino al 10, mi sembra, sì, fino al 10 aprile. Quindi era proprio il 10, ho detto andiamo perché, allora, tanto l'uovo l'avete vista la copertina, è quello di Frozen, oddio, delle mie uova preferite che volevo tantissimo a tutti i costi, al limite dopo Pasqua l'avrei comunque comprato. Dove andavo sempre io a cercare le uova, vabbè, l'Eurospin non ci sono quelli di marca. Dopodiché alla Conad ce ne sono di tantissimi tipi, però venivano sempre tantissimo, cioè da 14 euro in su io ho detto 14 euro per un uovo di Pasqua, questo qui 8,99 euro, insomma un pochino risparmiato. E dopodiché quell'altro ve l'ho detto, li aprirò dopo quando li scontro. Alvin, vuoi scendere dal tavolo? Vuole le coccole in tutti i modi. Alvin, vai. Dopo ti coccolo. Allora, questo qui è il cartellino che non butterò mai via, almeno taglierò questo qui. Questo
Qui praticamente c'è scritto: continua a giocare su Apply Do, scarica l'app gratuita. Quindi ci dovrebbe essere anche un giochino di Frozen, quindi dopo casomai andrò a vedere. Allora, vi dico subito tutte le componenti. Allora, vabbè, l'uovo è Kinder, che è una delle mie cioccolate preferite, quindi un pezzettino l'assaggerò, non ora perché non mi va, però più tardi. Allora, l'uovo è da 150 grammi, ovviamente il cioccolato è al latte. Vediamo un attimo, senza glutine, quindi sempre come tutte le altre uova più o meno che abbiamo aperto, né per i vegani né per gli intolleranti al lattosio, ma per i celiaci sì, perché è senza glutine. Quindi andiamo subito ad aprire. Allora, c'è lo scotch, però si dovrebbe levare bene, come l'ho detto, ma ho qui le mie forbicine da unghie perché mi sono fatta le unghie ieri. Scusami Vana, non mi sono fatta le unghie viola perché ormai ci avevo già il rosa e no, non avevo voglia di levarlo e rimetterlo viola, però insomma dai, penso che tu sia contenta perché c'è tanto viola. Allora, apriamolo. La carta non mi fa impazzire perché è la carta comunissima di Kinder, quindi non è personalizzata con tutti i personaggi Frozen, quindi questa è una cosa un po' che non mi piace tanto. L'uovo impatto. Ciotola tantissimo. Allora, io amo Frozen, amo tutti i personaggi tranne i cattivi ovviamente, quindi amo Anna, amo Elsa, amo Olaf, amo Kristoff, amo Sven, amo tutti. Però devo dire che ho un debole per Olaf e Anna, quindi spero, cioè a me, io sarò contenta in qualsiasi caso perché comunque mi piacciono tutti come vi ho detto, però un pochino di più spererei in Anna, che è la mia seconda principessa Disney preferita, non so se lo sapevate, quindi insomma spero di trovare lei. Ho visto un'altra apertura delle uova di Frozen da un'altra ragazza che non mi ricordo chi, e ho trovato Elsa, quindi vediamo un po'. Allora apro con delicatezza, aspettate, se non mi tutta la cioccolata in giro e mi mangiano. Allora, aspettate, l'uovo è tutto distrutto. Ah vabbè, c'è un uovo nuovo. Una palla, insomma, come si chiamano questi affari, insomma quelli lì classici che ci sono dentro le uova Disney. Sì, ricominciamo. Allora, ci sono queste tipo pillolone che sono patato. Non mangiare la cioccolata, che ti fa male. Sai, ma furbo, mamma mia, fa un profumo, questa qui è quella che profuma di più di tutte quelle aperte finora, perché le altre erano altri tipi di cioccolata. La cioccolata Kinder, ragazzi, cioè io penso non ci sia una cosa più buona al mondo della cioccolata Kinder. Allora, vi dicevo, in genere avete visto negli ovetti Kinder ci sono questi qui, fatti in misura minore. Allora, sbirciando vedo dello scuro, non saprei. Allora, ve lo faccio vedere prima a voi. 3, 2... uno, mi riesce a aprirlo, aiuta, ecco, tutte le carte, cartine varie, ok. Allora, sicuramente è un personaggio, non è un puzzle o una cosa del genere, però non riesco a capire, c'è una gonna, quindi secondo me è Anna. Elsa, va bene lo stesso, probabilmente è la cosa più... Oddio bellina, guardate, ho trovato Elsa! Anche Elsa è fra le mie principesse preferite, come bellezza secondo me, a parte Belle che lo sapete, secondo me è una delle più belle principesse Disney, cioè a parte che sono tutte belle, perché figuriamoci, io poi, come lo sapete, la Disney ci vado, cioè non matta di più, cioè se avete visto anche l'Oldie Primark l'avete visto che proprio, cioè io sono una fissata della Disney. Ma perché non si monta? È troppo piccolo questo, aspettate, fatemi capire bene perché ci vuole una forza un pochino più forzosa. Vedete, mi sta su, insomma casomai lo farò montare mio marito perché mi sa che hanno fatto... Ah, la testa si gira, poi c'è il mantello, lo so perché ho visto già quell'altra, appunto l'altra apertura dell'uovo, quindi ok, e poi c'è... Ah, ecco, forse ho capito tutto, questo va qui, ok... Forse, intanto vi sto facendo vedete, intanto ho montato il mantello, c'era un buchino qua dietro, poi mi sa che c'è questa gonna che rimane così, e poi mi sa che se ci metto i pantaloni sotto si dovrebbe andare in teoria a chiudere. Sì, ce l'ho fatta! No, come non detto, oh,
bellina. E poi c'è il fiocco di neve, che infatti l'avevo visto, che praticamente penso serva per metterla sopra, almeno anche nell'altro spacchettamento che ho visto. Guardate, bellina, si vede? Ciao Elsa, bella, 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 bella. Preferivo Anna, ma insomma sono contenta lo stesso. Allora, poi abbiamo una fantastica. Sì, qui fa vedere come si monta, ma insomma non ce l'ho fatta anche da me. Ah no, questo qui serve per disegnare un fiocco di neve. Guardate, bellino, bello. Quindi praticamente è una duplice sorpresa, oppure la potete mettere nei capelli. Ma dai, ma guardate, bellino. Ora sul mio non sta troppo bene, perché il viola e l'azzurro stanno bene insieme, però non risalta più di tanto. Però la potete usare come molletta, bellino. Fra l'altro mi sta cascando la parrucca come al solito. Quindi bellina questa cosa qui. Praticamente avete tre sorprese, si può dire, perché avete Elsa, che ovviamente insomma penso che una bambina che trova Elsa è contentissima, perché penso sia una delle principesse preferite, eh? Poi fatemi sapere voi se avete delle bambine, se dico una cosa giusta o dico una castroneria, però penso di sì. Poi avete questo qui, che lo potete usare come disegno oppure come molletta. Bellino da morire. Cos'altro si poteva trovare? Un po'. Allora, qui mi dice, mi parla dell'applicazione, download Apply Do App Scan Play, quindi dovete scannerizzare questo, c'è un codice tipo QR code, lo scannerizzate e potete giocare. Questa è tutta la sua magnificenza. Poi abbiamo anche della resina, no vabbè, ma quest'uovo li do 15 su 10, perché guardate, veramente bellino. Intanto sapete che io prediligo le sorprese, diciamo, in 3D, quindi o pupazzini o comunque appunto statuine, rappresentazioni proprio veritiere del personaggio. Quindi questo, già questa sorpresa qui, le do 10. A questa anche, perché è bellino da morire, l'idea anche proprio duplice di poter fare il disegno e farla come molletta. In più avete anche gli stickers, cioè una cosa incredibile. Io voglio fare anche un segnalibro a tema Frozen, perché insomma sapete che ci vado matta. Quindi avete praticamente 3/4 sorprese, cioè bellissimo, andatelo a comprare. Questo io ve lo straconsiglio, guardate loro dove sono splendide, guardate, oddio, Elsa è bellissima, io vorrei essere Elsa, cioè io vorrei essere Elsa. L'altro giorno ho visto una parrucca biondissima come quella di Elsa, me ne avevo un po' di sicuro, forse anche poco, quindi. Così almeno per la prossima settimana carnivalosa sono pronta per Elsa. Riproporrò Elsa in versione ancora più verosimile e veritiera, e somigliante all'originale. Questa frangia, ok, lo so che sto meglio con la frangia, perché la mia fronte è altissima, quindi la frangia me la può coprire. Che ne dite, mi stanno bene le sopracciglia viola? Mi piacciono tantissimo, sono fatta indecisa se farle viola allora un po' invece che marroni. Ma mi hanno messo anche l'anelli viola, c'è un po' di viola, non si vedrà mai, qui si vede benissimo. Ho tutti i viola del mondo, perché più scuro più chiaro, Benissimo, direi che con questo è tutto. Pensavo durasse 5 minuti invece 14. Poi andate, mi raccomando, a seguire Ivana e iscrivetevi anche al suo canale, non vedo l'ora di sapere cosa ha trovato lei. Non lo so, perché andava oggi a comprare l'uovo, quindi non so ancora che uovo sarà una sorpresa anche per me. Non vedo l'ora di andare a vedere il suo video. Ti mando tantissimi bacioni viola, se li trovo, cara Ivana. E dopodiché niente, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Fate gli auguri ad Antonio, che magari gli fa piacere, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, condividetelo, quello che volete come sempre, fatemi sapere se le sorprese vi sono piaciute. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!